La consigliera Gisella Botticchio ha chiesto in Consiglio Comunale di Agropoli del 28 febbraio 2019 le dimissioni dell'assessora Rosa Lampasona per aver votato in giunta la delibera numero 285 del 25 ottobre 2018 riguardante le azioni a salvaguardia e difesa anche in giudizio degli interessi del territorio afferente il bacino di riferimento del PO San Luca di Vallo della Lucania. Secondo la consigliera Botticchio, l'assessora Rosa Lampasona, essendo dipendente ASL, non potrebbe votare delibere di giunta riferite proprio all'azienda sanitaria locale. Allora ci sta questa delibera di giunta comunale numero 285 del 25-10, dove i consiglieri si costituiscono contro la decisione, la giunta comunale anzi, contro la decisione del commissario, e c'è a pagina, gli leggo, oltre a essere firmata dottoressa Serra, dottoressa Lambaso, tutti gli assessori, si dice costituire in giudizio l'amministrazione comunale di Agropoli innanzi al Tribunale Amministrativo Regione Campania contro la Regione. Ci sta due medici come assessori, la dottoressa Serra e ci sta la dottoressa, che mi dispiace che assente, la dottoressa Rosa Lampasona. Allora, la dottoressa Lampasona lavora all'ASL, viene in Alpi, poi vi spieghi in Alpi che significa, in ospedale di Agropoli, però nello stesso tempo lei denunzia, cioè mentre qui ci lavoro, da quest'altro lato firmo una delibera contro chi lavoro, cioè qua c'è proprio un conflitto di interessi sostanziale, e quindi questo qua io poi mi aspetto chiarimenti. Mi dispiace che la dottoressa non c'è, dove io stimo il rispetto, però non stimo il rispetto queste carte. Quindi ci sta proprio, è in conflitto, e quindi chiedo le dimissioni anche dell'assessore, dottoressa Lampasona. Consigliere comunale, gli ho dato facoltà di intervenire, le ricordo che non è a nessun punto all'ordine del giorno la questione. Però che io la, le chiedo, lei sta perché io sempre con estrema correttezza sto cercando di c'è un'incompatibilità, ne risponderete anche voi, perché c'è incompatibilità, okay, ma grossa. La ringrazio. Non essendo presente l'assessora Rosa Lampasona in consiglio comunale, a rispondere alla consigliera Botticchio l'assessora Elvira Serra, anch'essa firmataria della delibera e che ha proposto alle opposizioni di chiedere un question time specifico sull'argomento per una questione di trasparenza. Mi preme chiedere ai consiglieri di opposizione che chiedano un question time su quella delibera, perché giacché ci sono delle accuse, insomma, velate o forti o meno velate, abbiamo tutto il diritto di parlarne in una sede più ampia e di poter rispondere ognuno per le proprie posizioni. Quindi mi aspetto che facciate un question time, perché le posizioni sono molto chiare, quindi non c'è nulla davvero da dover, però da nascondere. Quindi io sono molto contenta che voi ne facciate richiesta, in modo che ognuno di noi può spiegare la propria posizione. Anzi, io ve ne ringrazio, perché dove c'è la trasparenza, noi siamo tutti interessati alla trasparenza. Grazie. Dobbiamo confrontarci, e chi non va si deve dimettere. Chi ha votato delibere di giunta e ha firmato e poi lavora, deve dimettersi, deve lasciare. Chi si va a pigliare quasi 100.000 euro all'anno in Alpi significa altri, tu deve lasciare, la prego, perché Agropoli si muoiono, la prego, di fame, Agropoli si muoiono, la di prego, fame, la prego, proprio un assessore, consigliere, Agropoli, consigliere, gente che non ha, scaduto, gente che non ha stipendi, e diamo tutto, vergognatevi, vergognatevi. Che show, bellissimo show. Perché così mi devi combattere, devi dire che io faccio un bellissimo show. Io sono un consigliere e queste della sono gente, le premesse di un percorso di collaborazione. Complimenti, consigliere Botticchio, complimenti. Assessore, so questo, e la gente si laurea in mezzo alla strada e vuole partecipare a un gol. Gli avete tolto l'anima, gli agropolisti. Vergognatevi! Okay. Vergognatevi! In attesa di ascoltare la replica dell'assessora Rosa Lampasona, attendiamo dal presidente del Consiglio Comunale di Agropoli, Massimo Laporta, informazioni sulla data del rinvio del question time previsto la scorsa settimana.